Buonasera a te, Nino, al nostro ospite Edoardo che conosco di persona, che Agnello! conosco. Abbiamo È qui già Enrico. partito! È già partito. Ospite. Secondo te, no? Cosa avrebbe detto Inzaghi appunto a Niccolò quando gli fregano così a Dybala e a Bremer sotto il naso? Mi spiace perché se poi Nicolò deve venire qui a prendermi per il culo non va bene, ecco, perché uno lavora tutto il giorno, se poi deve farsi prendere in giro per Dybala e Bremer, poi vediamo a fine campionato come va a Ecco. finire, mio caro Nicolò. Anche perché Radu già l'avete mandato via, mister, quindi. Esatto, poverino. Radu, un bravissimo ragazzo, non ricordo parate di Radu. Anzi, ricordo solo il nervoso, però spiace che è andato via perché è un ragazzo fantastico. Abbiamo preso Nana, Fortissimo Nana, tra l'altro. fortissimo, non ricordo parate di Onana in queste. Esatto. Sembra che sia un aspirapolvere da dentro che aspiri l'aria. È vero. Esatto. Non è facile farlo, però È proprio. vero, e se io e se spiace perché ha detto una cosa giusta, perché se quando mi butto in politica divento Giuseppe Conte. E infatti l'unico Sarri, con Sarri non l'abbiamo mai visto, perché con Sarri uno che fa di fatto triangolazioni, movimenti nel breve, era ideale. Arriva Pirlo e fa tutto. Chiediamo a Scusi. Mister Sarri, ecco, Scusi. perché, cioè, lei è stato E mandato allora, via? se io vengo qui e mi si ride in faccia, e boh, via. No. Scusi. Cioè, lei Non riesco a stare serio. ha sollevato sia gli occhiali che le calco, cioè ce l'aveva già pronte, sì, questa. Sì, no, 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 perché qua mi devo togliere. Eccolo qua, immobile, ha finito l'allenamento. No, beh, cosa non ha funzionato alla Juve, mister? Io questo voglio sapere. Diciamo che non ha funzionato un cazzo. Mi sembra giusto. Oh, Per essere Dio. diplomatico. Disastro, tutto l'ambiente. L'ha cambiata molto, mister, l'ambiente. Ma ha cambiato perché mi faceva, a parte mi faceva vestire, che mi metteva la maglia di lana a luglio. Ero sempre sudato, che cazzo. Polmonite anche, Infatti, quella no, polmonite. preso, infatti, guarda, avevo tante caccole. Infatti Abbiamo la visto. domanda tecnico-tattica, ma la caccola è sempre la stessa, cioè dai tempi di Empoli, Gira. oppure Ma dipende, perché bisogna far girare e verticalizzare, far girare la palla, e più fai girare la palla e più diventa grande. Io non Matteo, riesco a fare perdiamo, tutto Matteo, un'ora così, non perdiamo. ce la si fa. Io so lui come ride, questo qui sopra. Il fatto che non stia mettendo rumori è strano. Era comunque Però c'è Peppone, stato. io non so se nel tuo catalogo di voci così hai De Laurentiis, ammetto Beh, che ma non... De Ecco, Laurentiis, ah, scusate! c'è Peppone che ti odia, vuoi dire Cioè, no, qualcosa a Peppone? proprio Peppone, puoi esprimere. Peppone, ma allora, abbiamo venduto Koulibaly, non abbiamo rinnovato Mertens, abbiamo dato via Insigne, Peppone, ma sono io il vostro Mertens, no? Ecco. È questa Io cosa sono che tifoso del ti Napoli, invitano, esatto. la invitano tutti i presidenti ad andare a Bari in via definitiva, invece no, lei rimarrà, vuole Ma la sede. Bari, Ma Bari è una città stupenda. giusto, ci sta. Incredibile. Eccolo. Adesso cioè, lui, Peppone non dormirà 3 giorni dopo questa cosa, perché so che ce l'ha un po'. Ti giriamo la clip per Peppone, poco. poi lui non dorme, poi lui non dorme, pensa a me che c'ho da fare proprio tutti i giorni, tetta a tetta, anch'io, poi mi viene molto meno il sonno. Per fortuna che poi mi metto a parlare, ma addormento da solo, perché. Senti, ma Di Maria parlando di nuovi giocatori, che E idea ti ha vabbè, fatto? Eh no, ma perché? qua stiamo parlando del football. Ecco, Ecco, il le calcio con dici? la F. O sono il calcio con la F, bravo.
qua sono gli dei del calcio che direttamente parlano con il suo piede, che pennella. Peccato solo che sia allenato dal peggiore. Ecco, immaginavo. Io adesso non è che dico questo perché ce l'ho con Allegri. No, esatto. Ah. Però l'avrei visto meglio, che ne so, in un Milan, in un Inter, in altre squadre che non siano la Juve. Ecco. E invece Allegri cosa risponde? Ma allora, Lele, sempre a pallare, allora, a pallone. Vabbè, calcio è semplice. Allora, Di Maria stavo preso per un motivo. Mi serviva un vice del Sciglio. Allora, chi prende? Di Maria? Di Maria te lo fa bene. Vabbè, quel vuole. Poi devo dire la verità, mi devo fare una polemica contro la dirigenza. Ecco. Non so mai. Perché mi si chiede di vincere il campionato. Campionato in Italia, arrivando al quarto posto, non è semplice vincere il campionato. Se poi ti dà via i giocatori migliori. Per questo che Rugani non si deve dare. Ah, ok. Io pensavo di Bala. Se tu mi vendi i giocatori migliori, poi è possibile vincere. Il calcio è semplice. Si vince anche con i giocatori. Allora. No, io a questo punto ne approfitto perché chiedo al mister. Mister, ma cioè, può convincere la gente anche in chat a iscriversi al Masteni Podcast? Perché lei è un esperto. Il YouTube è semplice. Cioè, lei ce lo insegna. È gratis, tra l'altro. Innanzitutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi. YouTube è semplice. E invito tutti quanti a iscriversi al canale di Masteni. Esatto, sì, esatto. Riesco a pronunciare meglio Cesesni. dovete iscrivervi al canale Masteni perché YouTube è semplice. Allora, sono tre bravi ragazzi, tifano Juventus, allora c'è niente di meglio. No, ma più che altro, visto che sono intervenuti un po' tutti, no? Attraverso la voce dietro, però me ne manca uno. Uno mi manca. Chi? No, come chi? Io volevo chiedere a Mister Conte, in questo caso Antonio, ma Kulusevski, perché da noi faceva cagare, da lei invece? Perché lei ce lo deve dire. Vabbè, sai, non è facile capire cosa sia successo, però sicuramente Kulu ci vuole Kulu, non soltanto in Premier League. Devo dire che ogni volta che vado all'allenamento con una bella spranga inizia a correre, non si ferma più. Forse erano metodi di allenamento, ecco, che gli mancavano, ecco. Beh, anche nel caso di Conte il calcio è semplice alla fine, calcio è molto semplice. Non ho bisogno complicarlo, nonno. No, comunque, cioè, noi comunque potremmo vantarci che al Masteni abbiamo avuto Conte, l'altro sì, nuovo, esatto. Allegri, Abbado, Ancelotti, no, c'è Ancelotti. Sì, però stanotte sto con i giocatori del Real perché dobbiamo preparare la stagione. Ma visto che si è spostato in Spagna c'è un altro allenatore italiano adesso. Chi è? C'è Gattuso. Ecco. Sono andato qua, ho detto vado a Valencia che si sta bene, cazzo. Minga, già non manca i soldi per portare i palloni, cazzo. Ho dovuto portare i palloni dalla Calabria. Ecco. Non va bene. Situazione difficile, mister. È una situazione di merda, che è difficile. Minga, manca i soldi per pagare Arthur, c'abbiamo, che cazzo. È questo lo dire, ma Arthur mo stiamo facendo la colletta. e vediamoci. Cioè, ma lui c'ha una cosa, beh, perché lui è, ovviamente è professionista, cioè la voce ok, ma l'espressione. Se io muoio nell'espressione. E quando ho fatto Sarri che il Gattuso era esattamente così, cioè c'ha sta faccia qui. Sarri era già pronto. No, vabbè, pazzesco. A me fa morire.
Però allora, a me mi si invita e poi mi si ride addosso, mi fa piacere. C'è stato quel contrasto l'anno scorso, chi era il giocatore che gli ha dato una spallata? No, io sono venuto qua per chiedervi se conoscete Massimiliano, portiere mai comprato, però io non so chi cazzo è. Io non so chi se, ma il fumo lei è stato ha smesso. Ho smesso 30 secondi fa, adesso aspetta altri 30 secondi che smettete voi di rompermi i coglioni, ne fumo un altro. Smetterà dopo quest'anno, mister, finalmente andrà in pensione. Ma guarda, fosse per me mi sono già rotto i coglioni. Anche poi vorrei capire a Roma che portieri prendano, perché la Roma ha preso Patrizio, noi Massimiliano. Esatto. Perché Immobile con lei fa bene, la Lazio fa bene, in nazionale fa cagare, questo vogliamo. Beh, è vero, bravo. Ma a me che Immobile di quelle fa nazionale non me ne può fregare di meno. Esatto. Meno male almeno fai gol. Meno male almeno fai gol, perché l'altro giorno gli ho chiesto di prendermi un pacco di sigarette e non me l'ha portato. Ha detto almeno fai gol. No, straordinario. Però approfitto per questa domanda più da tipo intervista, poi noi faremo anche puntate del genere, magari tornerai se vorrai, Edo, è rimasto intrappolato da una cosa. È rimasto intrappolato, scusate. Scontro l'altro. Ho tolto Luis Alberto. Oh. Pensavo Savic da lanciare a noi, in effetti. Domanda così, Savic. Col cazzo. Salutiamo Franchino. Mi piace, mi è sempre piaciuto fare Aldo Serena. Anche se adesso non commenta più le partite, era una voce che non era facile, tra l'altro. Era una voce che non era facile, soprattutto. Cazzo, qua. Porca troia, interveniva come seconda voce nelle telecronache, all'improvviso alzava. C'erano bravissimo, bravissimo Serena. Bravissimo Aldo Serena, ma poi persona si vede squisita. Era sempre bello quei passaggi con Pardo e Serena. Ancora la palla, c'è la Vlahovic che la dà indietro a Locatelli, ancora il passaggio per Alexandro che regala la touche. È una Juventus in difficoltà in questi primi 10 minuti, non sta ancora riuscendo a trovare gli sbocchi necessari per penetrare la difesa avversaria. Tanto c'è Samuele che tutta la live che dice albanese, ma tu fai, tu non albanese, fai no, sì, per me lo so albanese per, anche perché qualcosa. Come parla, faccio Giovanni albanese, però non ci sono al momento notizie di mercato. Se volete chiedere notizie di mercato, dovete fare una domanda. Giusto. Diciamo che è giusto. Andrete a chiedere un aneddoto di Monblano, che io non so a che si riferisce. Ma che c'è Monblano? la funzione è quella. Che guarda una bomba. Pum pum. Sta pensando. Situazione Rugani. Ecco. Rugani ha dato il suo consenso per andare via. Percentuale? Esatto. Percentuale Rugani Juventus 86,11 calibrata. L'importante era calibrata. Devo cercare anche la situazione Rugani di ricostruire i tasselli che portano alla conclusione del puzzle che mi porterà alla fine della trattativa. Aggiornamenti nelle prossime 28-166 ore. Ok. Allora, cioè, poi vi saluto. Poi vi saluto. Vi do delle bombe di calciomercato vere. Manca l'olio, però. Di calcio vero. Tra l'altro, sì, voi tre ho bloccato tutti. A me sì, veramente, lo so, non credete, non credete.
ha preso in pieno quello che... Allora, poi voi lo parlate... voi parlate sempre di Juventus, Inter, Milan, Roma, Napoli, però è calcio minore. Le bombe di mercato che vi do io sono bombe di mercato vere, di calcio vero. Allora, Mimmo Augusti va al Calzolaro, tifosi in rivolta e uno scarpone. Gian Domenico Birra alla Spina. Rescissione, questa è incredibile, tra Claudio Lentini e Veloce 1910, diversità di vedute tra Lentini e Veloce, non poteva... Mimmo Limone e Giovanni Aceto vanno all'Aspra. Luigi Bravo e Giuseppe Fantastico all'Odi. I difensori marcotavulli.it e giorgioserrani.com al Real City. L'attaccante Gigi Fireddu si trasferisce al Mara 1974, anche se lui è più piccolo, si è detto pronto a fare il passo per la convivenza. Auguri ad entrambi. Ancora nessun acquisto per il Pioppe, che perde anche tre giocatori per infortunio, come dire, Pioppe sul bagnato. Queste erano... Grazie. Però, cioè, è vero, io sono 10 anni, la prima volta che vidi Criscitello, vedo là sta cosa che loro facevano, trasmissione di mercato in contrapposizione. È vero, è vero, e alle 23.30 ci sarà Sport Italia, ci saranno le bombe di Alfredo, sapremo dove andrà Frattesi, e soprattutto, la gnocca! Parlando di bombe, dopo, no, dopo ma, i Mastenni, giustamente. Ma a me faceva ridere 10 anni fa che contemporaneamente su Sky c'era Di Marzio che diceva sì, la Juve prende il Milan, e loro facevano sta cosa, lo sai che il pizzichettone... E lo sai che Nino, da 10 anni a questa parte non è cambiato nulla, anche adesso è così. Esatto. Però c'è più gnocca, diciamo. Molta esatto. Di più, molta di più, non può mica bastare solo Alfredo. C'è l'inquadratura dello stacco di coscia che è l'unico motivo per cui viene vista. Ospite della serata Umberto Smaila. Esatto. Umberto, salutiamo Umberto che è un po' il Mendes della gnocca.